Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Nel blog di oggi su Tag Medicina parliamo di una condizione di cui spesso abbiamo parlato, l'eiaculazione precoce, ma andiamo a indagare quali possono essere le cause di una eiaculazione precoce. Sappiamo ormai come bassi livelli di serotonina, un neuromodulatore che gestisce tante funzioni del nostro organismo, quando bassa può essere una causa dell'eiaculazione precoce. Ecco perché i farmaci serotoninergici, cioè antidepressivi, hanno un'azione terapeutica in questo caso. Si sono correlati forse alti livelli di prolattina con un riflesso eiaculatorio anticipato, ma nello studio che riporto oggi si è documentato, e questo è molto interessante, come bassi livelli di testosterone possono essere collegati all'eiaculazione precoce. Un importante e scientificamente valido studio pubblicato su Andrology nel mese di marzo, quindi in questo mese del 2021, ha selezionato un numero di uomini affetti da eiaculazione precoce e caratterizzati da bassi livelli di testosterone, intendiamo al di sotto di 3.5, perché dobbiamo anche dare dei numeri chiaramente per dare una forma scientifica al lavoro. Si è visto come effettivamente il gruppo di uomini affetti da ipogonadismo, chiamiamolo, quindi da bassi livelli di testosterone, era affetto da un quadro di eiaculazione precoce in una percentuale molto maggiore rispetto al gruppo di controllo. Ma questa è la cosa più interessante: normalizzando i valori di testosterone nel gruppo degli uomini ipogonadici, si è visto come vi era un miglioramento dei tempi di eiaculazione di 4.8 volte in più rispetto a quello che era la condizione di partenza, e confrontandolo al miglioramento di 1.8 in più rispetto a un terzo gruppo di controllo e di confronto di pazienti che avevano affetti da eiaculazione precoce, che avevano assunto invece che testosterone d'apoxetina, il classico farmaco per l'eiaculazione precoce che spesso l'andrologo è costretto a consigliare. Questo studio è molto importante, può sembrare come sempre ovvio, ma le cose sono scontate una volta che si sanno. Quindi ricordiamoci che nella persona, nell'uomo affetto da eiaculazione precoce, dove abbiamo escluso cause locali e organiche, dove abbiamo escluso componenti psicogene che, come sappiamo, possono influenzare molto questo tipo di sintomo, di problema, di andare anche a indagare sui livelli di ormonali, di prolattina e di testosterone. Magari vi è un ipogonadismo, vi è anche un deficit erettile subclinico di cui il paziente non si rende conto, che si può accompagnare quindi anche ad un'eiaculazione precoce. Rinormalizzando i valori di testosterone potremmo migliorare di tantissimo la vita sessuale di quest'uomo e quindi della coppia. Con questo vi saluto, vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo nel prossimo video.